diamo il benvenuto a tutti voi e vi ringraziamo di essere presenti a nome del Comitato Festeggiamenti San Gervasio Protasio. Siamo tornati dopo 26 anni a festeggiare i nostri santi. Speriamo di essere degni noi come comitato di questi due santi che ci fanno veramente onore, e questa sera per festeggiarli li abbiamo issati sull'altare e abbiamo deciso di fare questa serata con un concerto musicale, con delle note anche storiche dei nostri santi che magari non tutti conoscono, e quindi può essere anche un'occasione per riuscire a ricordarci un po' la storia di questi santi che risalgono ai primi anni dopo Cristo, quindi è una lunga storia. Intanto state pure comodi, non è necessario che chiaramente usciate tutti, siete seduti, però noi, avendo il piacere e l'onore di avere il sindaco, l'amico Alfio Angelini, e l'arciprete Don Simone Dallara, vogliamo almeno formalmente fare il taglio per inaugurare la nostra manifestazione. Io direi adesso di do la parola al sindaco, ad Alfio Angelini, che ci dà il suo saluto, dopodiché procederemo con l'inaugurazione della manifestazione. Prego Alfio. Sì, grazie a tutti e buonasera. Un grazie particolare a Claudio Teruggi che mi ha ospitato in questa serata, e sperando che il tempo mantenga bello, e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Un breve saluto anche da parte di Don Simone. Io semplicemente vi auguro di ascoltare della buona musica, ed è bello iniziare questi festeggiamenti proprio ascoltando degli strumenti. La musica ci accompagna, insieme alle zanzare che vedo che sono tante, la musica ci accompagna, e certamente buona serata a ciascuno di voi. Grazie. Allora, per sfuggire alle zanzare e per evitare il futuro temporale, diamo subito inizio alla manifestazione. Invito Don Simone e Alfio a dare il taglio del nastro insieme, come Don Camillo e Peppone, i denti. Bravi, bravissimi, un applauso. E ora possiamo accomodarci tutti, e invito Don Simone e Alfio a entrare ai primi posti dove si accomoderanno. Accomodatevi pure tutti, credo ci sono 100 posti a sedere, quindi pensiamo di poter ospitare tutti. La preghiera del San Gervasio Protasio, che poi inviteremo tutti a recitare insieme, e ripeto, questo è un omaggio, quindi credo che potrebbe essere, fra altri 25 anni, fa parte della storia di Fontaneto, quindi sacra, quindi liturgica, religiosa, e sono dei brani famosi che sono già stati suonati in molte altre occasioni, però non potevamo di Sant'Antonio, e quindi ancora di più c'è un gemellaggio tra Gervidi e Sant'Antonio. La persona che ha musicato l'inno di San Gervasio Protasio è Teruggi. Thank you.
successo nelle celebrazioni liturgiche. Si tratta di Resta con noi, è una musica, un momento decisivo della fine della sua vita, però è un canto molto molto che aiuta, diciamo, a essere sereni anche nei momenti più difficili. Resta con noi, eseguito dai nostri musicisti. Risultano compatibili con le affermazioni che il Vescovo di Milano
aveva fatto su di loro molto tempo prima, nel momento del riconoscimento di quei due cadaveri. Posto in cui il vescovo aveva ordinato la costruzione della chiesa. Va detto, però, che quei resti rinvenuti erano stati strappati dalla loro sepoltura senza indizi o ricordi che li legassero alla loro attività nel mondo in superficie. Salme del frutto, dimenticate.
Fiata, Noni, Trasquera, Mazzè, Fenide della diocesi di Pinerolo e ultima, ma non per tenere importante, sono patroni della nazione Gerli, nella parrocchia di Fontanetto d'Agonia, appartenente alla diocesi di Novara. Siamo in buona compagnia, entrate pure, se chi vuole entrare anche più avanti, così facciamo spazi, se c'è ancora qualcuno purtroppo. Thank you.
sicuramente un video, no, no, video, no, sennò chiudiamo la serata perché capisco che il tempo è veleno, non meritavamo questa pioggia purtroppo. Diciamo che se proprio vogliamo dirla tutta, se dobbiamo scegliere un giorno sbagliato, forse è questo, perché purtroppo è così, non importa, abbiamo fatto una serata piacevole lo stesso. Allora, direi, incontrerei anche Don Simone qua con noi e inviterei tutti a prendere. Sono certo giorni carichi di emozione per molti di voi che hanno vissuto anche altre volte il fatto di portare i santi, quindi magari qualcuno va indietro nel tempo e ricorda le altre volte, l'ultima, e magari vi vengono in mente volti, nomi di persone che erano qui e ora non ci sono più. Anche per me sono giorni preziosi della festa questa e anche della festa patronale di Cressa che stiamo vivendo in questi giorni. E mentre ascoltavo i due musicisti davvero bravi, non so perché mi sono venuti in mente i miei nonni, classe 1913. I miei nonni mi raccontavano che nelle sere d'inverno, ma anche d'estate, ci si trovava insieme quando loro erano piccoli, ci si trovava insieme mamme che si confidavano, i papà che giocavano a carte, i nonni che cucivano e poi si ascoltava anche musica perché qualcuno sapeva suonare qualche strumento e quindi lo portava, si condividevano ricette, medicine, tutto quello che in un tempo che ahimè non c'è più ci si confidava, ci si confortava e davvero si viveva insieme. Ma in quelle sere si pregava anche e tutti insieme si recitava il rosario. Ed è per questo che ai santi Gervasio e Protasio ti imploriamo, Signore Gesù, rimani con noi. Tu, divino cantante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostienici nella salvezza, coglie le nostre passi. Per ragioni poi di acustica abbiamo scelto questo. Quindi ci scusino quelli che purtroppo hanno preso qualche goccia d'acqua. Per gli altri, grazie a tutti, in particolare al sindaco Alfio Angelini, a Don Simone e a tutti voi. L'appuntamento è domani alle ore 17:30 per la Santa Messa in campo sotto il tendone e per la processione. Buona serata a tutti. Grazie.